Una delle cose, secondo me, universalmente più complicate da fare sono i dialoghi. Sono complicati per chi li deve parlare, chi li deve effettivamente fare al microfono, ma complicati anche per chi li deve scrivere. Perché tante volte noi pensiamo che il dialogo in un podcast sia quella cosa così bella, spontanea, naturale, senza post-produzione, che naturalmente sorge tra i nostri interlocutori. E non è assolutamente vero. Nel dialogo spesso e volentieri c'è una grande post-produzione dietro, nel dialogo c'è una grande direzione, ci sono tante parti che si rifanno, nei dialoghi fatti bene almeno, quelli insomma a cui mi riferisco io, ma soprattutto nei dialoghi spesso e volentieri c'è uno script. Non pensiamo che tutti questi dialoghi che noi percepiamo così spontanei siano esattamente come sono usciti dalle bocche degli interlocutori, perché non è assolutamente così. E oggi vediamo la realtà dietro ai dialoghi e lo facciamo con il caso del podcast Fornelli e Finanza, uscito per Biperbanca un paio di anni fa, nel 2020, due anni fa rispetto a quando sto registrando questa puntata, e appunto creato per l'agenzia di comunicazione Ogilvy. Perché voglio fare questo backstage quest'oggi? Perché troppe volte io ascolto dialoghi e quando li ascolto ho un certo senso di imbarazzo, no? C'è quella sensazione un po' di cringe che si taglia col coltello. Ecco, vediamo come fare dei dialoghi che non diano all'ascoltatore questo senso di enorme imbarazzo, perché ehi, ciao, io sono Rossella, mi occupo professionalmente di produzione di podcast, non solo per i brand, non solo per Storytel, piattaforma in abbonamento, ma anche e soprattutto per le agenzie di comunicazione e pubblicità che mi affidano il lavoro di podcast spesso e volentieri per i propri clienti. Questo è stato il caso di Fornelli e Finanza, il podcast di Biperbanca uscito per Ogilvy nel 2020, per il quale sono stata contattata per lavorare appunto sugli script. Questo doveva essere un dialogo tra lo chef Giorgio Locatelli, che magari avete visto anche in televisione a MasterChef, e la professoressa e docente universitaria Barbara Lemanni. Il tema, ovviamente, essendo un podcast per una banca, è quello della finanza, in particolare del wealth management, e un parallelismo tra il wealth management e la cucina. Questo è quello che mi è stato detto. Io quel giorno mi trovavo in spiaggia a Monasterace Marina in Calabria. Ero al sole, ero lì che prendevo il mio sole, 5 giorni di vacanza all'anno. Mi contattano e mi dicono: guarda, c'è da fare questo lavoro. E in quel momento mi viene in mente il mio professore di sceneggiatura all'università, che mi disse: l'unico modo per fare i dialoghi è non fare dialoghi, ovvero non fateli voi. L'unico modo per fare dei dialoghi che siano naturali, che siano reali, che siano veri, è andare laddove un dialogo già si sta sviluppando e registrare quello che senti e poi scriptarlo. E quindi io per alcuni anni della mia vita, quando ho fatto la sceneggiatrice, andavo in giro sugli autobus, mi mettevo a origliare quelli che stavano davanti a me col mio registratorino o più avanti anche col cellulare, registravo pezzi di dialogo random presi in un punto a caso e che terminavano in un punto a caso, andavo a casa e me li scriptavo e mi rendevo conto che la sbobbinatura di un dialogo naturale non c'entrava niente con quello che io avessi mai potuto scrivere anche con tutta la fantasia del mondo, perché un dialogo è un qualcosa di spontaneo e come si fa a farlo spontaneo? Lo si fa produrre da chi lo deve parlare. Quindi che cosa faccio? Chiedo di avere una telefonata con lo chef Locatelli, perché in quel caso io avevo un problema ulteriore, il primo di una serie che si sarebbero creati, ma questi ve li racconto tra poco. Io avevo un problema ulteriore, cioè le persone, gli ascoltatori, sanno già come parla lo chef Locatelli perché lo vedono in televisione. Quindi il mio modo di scrivere e di lavorare i suoi dialoghi, almeno la sua parte, non poteva discostarsi così tanto da quello che le persone già conoscono del suo personaggio, quindi doveva parlare allo stesso modo in cui le persone lo sentono parlare in televisione. Secondo problema. Siamo sicuri che lo chef Giorgio Locatelli parla effettivamente così come lo sentiamo in televisione nella vita?
o sono gli autori della televisione che gli hanno scritto quelle battute, quindi poi quando va al microfono ed è spontaneo parla in maniera completamente diversa? Questo era un grandissimo, enorme punto interrogativo. E quindi l'unico modo che io ho potuto fare per togliermi questi dubbi è datemi una telefonata con lo chef Locatelli. Mi hanno detto: guarda, lo chef Locatelli in questo momento sta su il set di MasterChef, quindi ti diamo un'ora di tempo dove devi tirar fuori 12 puntate al telefono in mezzo al pressure test. Quindi io telefono allo chef Locatelli, lo avviso: guardi, io sto registrando questa telefonata perché mi serve poi per scriptare il suo modo di parlare. E lui mi ha detto: guarda, io sono nel mezzo delle riprese del pressure test di MasterChef, quindi facciamo in fretta. Benissimo. Il mio obiettivo era farlo parlare non tanto degli argomenti di cui parleremo nel podcast, perché quelli lui non li poteva sapere, cioè lui non potevamo imbastire adesso una conversazione sul concetto di wealth management e il parallelismo con la cucina, perché non era né il caso né il momento e non era proprio il luogo, ma io avevo necessità di capire come parlava lui nella vita, e fortunatamente lui parlava in maniera veramente uguale a come lo sentiamo in televisione. Sarebbe stato un grosso problema se non fosse stato così. Per farlo parlare normalmente, io avrei dovuto farlo parlare come parla tutti i giorni, ma in quel caso sarebbe stato diverso da quello che le persone sentono in televisione, non l'avrebbero più riconosciuto. Questo è il grande problema di quando noi facciamo i dialoghi di persone che gli ascoltatori già conoscono, perché magari sono persone famose, influencer, testimonial della televisione o dell'internet. Grazie a Dio lui parlava allo stesso modo. Quindi che cosa ho fatto? Gli ho fatto raccontare un pochino di aneddoti personali, magari quella volta che doveva cercare quell'ingrediente, quella materia prima non poteva, quell'altra volta che si è trovato in un problema con la pandemia, perché comunque lui, lavorando nel settore della ristorazione, sappiamo che la pandemia ci ha picchiato abbastanza bene. Insomma, tutta una serie di argomenti che mi potevano anche servire nel caso del podcast, ma il mio scopo in quel momento era riuscire ad avere una registrazione naturale del suo parlato per poi scriptare i suoi modi di dire, le pause, le ripetizioni, i modi di parlare che ha. Quindi la seconda cosa che ho fatto, dopo averlo ringraziato e salutato, mi sono messa lì e ho sbobinato, si può fare con un programma ad esempio Sonics o Amberscript o anche a mano, quello che ho sentito parola per parola. Se c'era un sbobinavo un se c'era un A mettevo A, se c'era un M mettevo M, e così via, perché queste cose mi servivano per creare quello che era il suo modo di parlare, non tanto le parole singole che avrebbe usato, ma proprio la cadenza, i modi di dire, le pause. Quello per me è il sale di un dialogo naturale. La docente Barbara Alemani in realtà è stato molto più semplice, perché lei ha detto: io, dovendo trattare temi molto più specifici rispetto a lui nel podcast, perché quella che parlava effettivamente di finanza era lei, io preferisco avere un testo sotto. Quindi mi ha mandato i suoi testi, li ho revisionati in modo da renderli un pochino più simili alla lettura e meno allo scritto, perché ovviamente la professoressa li ha scritti così come avrebbe scritto appunto un libro o un trattato universitario. Quindi li ho adattati per il parlato, e poi nel momento in cui stavo per intrecciare le parti dello chef Locatelli con le parti della professoressa Alemani, appunto per creare un dialogo, ho ricevuto una chiamata dallo studio di registrazione. Lo studio mi ha detto: abbiamo riaperto dopo il Covid, eravamo a giugno 2020, c'è un problema, la legge prevede che all'interno dello studio di registrazione ci stia una sola persona, quindi o solo lo chef Locatelli o solo la professoressa Alemani. Quindi questa cosa non si può fare, il dialogo in presenza di entrambi non si può fare. Bene, e lì comincio a percepire, come dire, una gocciolina di sudore che scende dalla fronte, più di una anche. Ho chiesto: ma si può fare mettendoli in due studi di registrazione diversi lo stesso giorno, collegandoli via in... No, non si poteva fare, anche per questioni proprio di impegni dei due protagonisti. E quindi mi hanno detto: un giorno verrà lo chef Locatelli, un altro giorno la professoressa Alemani. Benissimo. Quindi io mi trovo il primo giorno con lo chef Locatelli in studio. Lo chef Locatelli non aveva mai incontrato prima la professoressa Alemani. E quindi che cosa faccio? Lo ringrazio intanto della telefonata che mi aveva concesso, lo trovo una persona molto disponibile, molto aperta, molto gentile, che è fondamentale per lavorare con qualcuno, ma sappiate che non è così scontato. Si mette a sedere in studio e io mi metto dall'altra parte con il fonico.
ho messo il mio audio praticamente nelle cuffie dello chef, io facevo le parti della professoressa Alemanni e lui saltava su appunto e rispondeva alle domande. Gli facevo delle domande dirette che poi voi non avreste mai sentito nel podcast, ma che mi permettevano di avere da lui una risposta spontanea, perché lo script che aveva davanti lui era praticamente un insieme di punti, un insieme di qualche frase già fatta, ma non pensate che io abbia scriptato parola per parola, perché non sarebbe stato spontaneo. Ho scriptato alcune frasi, così come nello stile della telefonata che ci eravamo fatto, per il resto l'ho lasciato molto libero. Questo mi ha permesso di fare anche un'altra cosa, di fare quelli che tecnicamente si chiamano fuori onda. Gli ho chiesto: posso farti una domanda per ogni puntata, libera e aperta, che riguarda un tuo evento personale che ti è capitato nella vita? Quindi gli ho fatto delle domande personali, personali ovviamente riguardanti il suo lavoro, non i cavoli suoi. Di queste domande, che mi servivano come intro prima della sigla, ho mozzato la parte iniziale e la parte finale. In questo momento avevate effettivamente l'effetto di quando io mi sedevo nell'autobus e ascoltavo i dialoghi delle persone che andavo ad origliare, così chi ascoltava aveva l'impressione di entrare già in un dialogo già iniziato. Questa era l'intro prima della sigla, poi c'era la sigla e poi c'era la parte appunto di dialogo tra lo chef e la professoressa. Questo è stato il lavoro che ho fatto con lo chef, che era solamente ovviamente metà del lavoro. Una cosa molto carina e divertente, ovviamente essendo in pandemia tutti quanti i ristoranti ancora erano chiusi, perché era stata la prima riapertura dopo la pandemia, quindi i ristoranti hanno aperto un pochino dopo, se vi ricordate. E quindi io non sapevo dove portare lo chef pluristellato a pranzo, che già portare uno chef pluristellato a pranzo ti viene un filino di ansia. L'unica cosa che c'era era il kebabaro, quindi sono andata a prendere un panino dal kebabaro, di quelli con la maionese un pochino vecchia, chiusi nel cielo, fan con la maionese che straborda di fianco, con tutta la vergogna del mondo, sapendo che gli portavo una mezza schifezza. Gliel'ho portato, gli ho detto: chef Locatelli, la prego, faccia finta che sia una mystery box, lo mangi e non si faccia domande. Lui è stato talmente umile, ovviamente da capire la situazione, mi ha detto: guarda, ho mangiato panini peggiori nella vita. L'ho ringraziato perché so che è una perfetta stronzata, non può aver mangiato panini peggiori di quello, però diciamo che questo vi fa capire quanto si è prestato a questa cosa. Il secondo giorno, ovvero una settimana dopo, ho fatto l'incontro con la professoressa Alemanni. A questo punto io avevo già le parti dello chef Locatelli, quindi io avevo due scelte. O mettevo di volta in volta nelle orecchie la parte dello chef Locatelli e lei rispondeva facendo la sua parte di dialogo, che in questo caso ricordatevi era scriptata perché aveva delle cose molto tecniche da dire, quindi non poteva assolutamente sbagliarsi. Questo però avrebbe rallentato moltissimo le lavorazioni, perché bisognava tutte le volte isolare la parte, mettergliela nelle cuffie, era un casino proprio tecnico. E quindi che cosa abbiamo fatto? Io a mia volta ho riparlato in cuffia alla professoressa Alemanni, quindi lei sentiva me come se fossi lo chef Locatelli e lei mi rispondeva. In questo modo, mettendo insieme poi le parti dello chef Locatelli, le parti della professoressa Alemanni e quelle parti di fuori onda iniziale con l'intro mozzato e la coda mozzata, abbiamo avuto Fornelli Finanza, 12 puntate in cui si parla del parallelismo tra il wealth management e la cucina in un dialogo quanto più naturale possibile, e su questo non ho le prove perché ancora mi dicono: guarda, veramente quando ascoltiamo Fornelli Finanza abbiamo uno dei pochi esempi di dialoghi veramente naturali. Oh, questo era il mio obiettivo. La strada è stata lunga e impervia? Assolutamente sì. È stato facile? Assolutamente no, però secondo me l'unico modo per fare i dialoghi è questo, l'unico modo per farli è lasciare libere le persone di parlare con un minimo di script, ma soprattutto farsi prima un'idea di come queste persone parlano, non tanto di cosa dicono, ma di quello che è il loro modo di parlare, soprattutto quando abbiamo a che fare con un personaggio della televisione, dello spettacolo, della radio, quindi che le persone conoscono già, assicurarsi che quello che sentiamo in televisione o in radio non sia frutto di quello che gli hanno scritto gli autori e che poi, quando ci troviamo davanti la persona in carne ed ossa, questa parli in maniera completamente diversa.
Vi ringrazio per essere stati con me in questo backstage, uno dei lavori più complicati, o meglio che si sono complicati a causa appunto del Covid, ma credo che la vita un pochino di tutti sia complicata a causa del Covid. Vi ringrazio per essere stati con me, io vi do appuntamento come sempre su questo podcast dove trovate altri backstage e anche sul sito web rossellapivanti.it. Se volete scrivermi potete farlo scrivendomi alla mia email info@rossellapivanti.it. Bacio, ciao!